Cari amiche e cari amici, benvenuti in questo video. Sono a Brescia, dove è stato appena terminato l'incontro relativo alla strage di Ustica. È con me la signora Giuliana Cavazza, a cui lascio ruota libera sulle sue impressioni, su quanto ci vorrà raccontare dell'esperienza che ha vissuto. La signora Cavazza ha perso la mamma. Eccomi, grazie, buongiorno. Oggi siamo qui a Brescia perché Brescia è una città sensibile e che ha avuto un problema di strage non piccolo che ha risolto con una grande limpidezza, sia di magistratura che di politica. La strage di Ustica ovviamente interessa la città di Bologna e non ci sembra che la magistratura e la politica bolognese facciano le stesse cose. In questi anni c'è stato un lavoro di mistificazione e soprattutto di rimozione di tutto quello che non quadrava e non era funzionale a una certa teoria su cosa può essere successo quella notte a quell'aereo. Faccio parte dell'associazione Verità per il disastro aereo di Ustica e il titolo stesso dice cosa cerchiamo. Cerchiamo la verità. La verità non ha colore politico, non ha interessi economici e si fonda sulla ricerca attraverso dati, non sentito dire, non altre cose opache. Questo è quello che noi speriamo di avere. Siamo a Brescia perché Bologna ci ha negato la possibilità di avere una sala dove fare una conferenza stampa, un convegno di studio. Speriamo che in futuro le cose cambino. Noi andremo avanti comunque, la nostra battaglia continuiamo a farla. Grazie. Ecco, la signora Cavazza si riferiva a venerdì quando doveva esserci un convegno a Brescia, di cui ho già parlato nei precedenti video, e convegno che venne annullato alla stessa ora, ma 48 ore prima, quindi con perfetta sincronia e, diciamo, utilizzando un cavillo che certamente non fa onore a chi ha avuto questa iniziativa di prendere e di annullare un convegno che era già stato prenotato da parecchio tempo, la cui sala è risultata poi vuota. Grazie e ci vediamo col prossimo video.